Va bene, pensavo stesse succedendo qualcosa, invece no, non stava succedendo proprio nulla, eravamo già pronti per partire con il secondo concerto, quindi abbiamo avuto questa prima parte di Contaminazioni Rock e il secondo concerto invece parte da altri presupposti. Abbiamo, per ovviamente le caratteristiche dei musicisti, degli artisti che stanno per salire sul palco, abbiamo influenze e un percorso classico, soprattutto all'inizio, per il fisarmonicista, per Luciano Biondini. E invece per quanto riguarda Rita Marcotulli sono frequentazioni ovviamente jazz partite sin da ragazzina, suonando e collaborando con i più grandi jazzisti di fama europea, ma direi anche mondiale. Poi lei ha proseguito ovviamente innamorata di tutte quelle che sono le forme contaminate delle varie musiche del mondo, facendo varie cose, e queste sono approdate ovviamente a collaborazioni e a dischi importanti, per cui lei ha inciso un disco dedicato ai Pink Floyd, dei pezzi dei Pink Floyd rielaborati in chiave jazz, ha fatto soprattutto delle colonne musicali assai importanti come quelle dedicate alla filmografia di François Truffaut. Ha fatto un disco in cui, tra l'altro, su questo disco è iniziata la collaborazione con Biondini, per arrivare poi alle musiche originali da lei stesse composte ed eseguite di Basilicata Coast to Coast, un film che abbiamo visto tra l'altro in questo stesso parco 2 anni fa, e questi pezzi le sono valsi una serie di riconoscimenti a livello italiano, e alla fine anche è stata eletta per il 2011 come la migliore artista jazz in Italia dalla prestigiosa rivista Musica Jazz, il premio più importante che esiste in Italia per il jazz. Per cui io li ospito volentieri sul palco con questa formazione, loro eseguiranno prevalentemente dei brani tratti da questo disco che hanno inciso assieme, e hanno inciso assieme anche a Girotto, un artista che qualcuno di voi avrà visto qui su questo palco l'anno scorso con Peppe Servillo. È un grande piacere per me annunciare questi due grandi personaggi, sono Luciano Biondini alla fisarmonica e Rita Marcotulli al pianoforte.